licenza. Stiamo aspettando ancora due personaggi istituzionali, comunque, intanto che arrivano, noi vogliamo cominciare a ricordare una facoltà che hanno quelli che sono diventati vecchi, no? Ma io non mi sento vecchio comunque, ma ricordo benissimo che 30 anni fa abbiamo cominciato a suonare questo organo che è nato con poi leggerete sul nostro libro che vi verrà presentato tra poco. Questo organo che è stato un pochino la nostra guida per tutti questi anni e ci ha messo nelle condizioni di proliferare tanti altri organi, tanti altri strumenti e soprattutto di avere con noi dei musicisti di grandissimo spessore. Quindi abbiamo pensato che fosse il caso di ricordare quello che è stato fatto, cercando di avere con noi delle persone che nel tempo ci hanno aiutato a far diventare importante e internazionale questa nostra accademia. Sto parlando del professor Davidson, che è venuto con noi nel 95, nel 95, e ha mandato avanti la seconda fase delle accademie che erano state iniziate dal professor Fuller insieme con l'Accademia Italiana di Musica per Organo di Pistoia, dalla quale noi abbiamo imparato come si fa l'Accademia. E qui con noi questa sera, proprio per testimoniare questa sua prima venuta, che ha fruttato un rapporto bellissimo con l'Opera, con la Svezia, siamo stati presenti più volte, abbiamo ricevuto ospiti e non ospiti, studenti e quant'altro. E soprattutto abbiamo ricevuto il beneficio di una persona che è lo scopritore, il nuovo, diciamo così, scopritore del spirito del corpo. Giorgio Cessa è lo specialista della costruzione, non soltanto, ma è professore dell'Università di Gotteborg. È quello che ci ha iniziato all'uso di questo strumento che sta diventando fondamentalmente utile. Poi qualcuno lo dirà, forse, che non si è detto. Niente, poi abbiamo con noi uno dei figli compagni dei fondatori, che è Mauro Schwarz, e il terzo sopravvissuto sta festeggiando il battesimo di due nipoti, quindi lo lasciamo festeggiare anche Alfredo Recca, e probabilmente più tardi verrà a trovarci. Siamo qui per ricordare anche gli altri due che non ci sono più, Fabio Bartoli e il professor Casari. Il professor Casari è stato un pochino il motore di queste nostre scelte, perché noi facevamo la minoranza completa, ho fatto gli strumenti musicali, eccetera, eccetera. E devo anche ricordare che quando abbiamo espresso l'intenzione di costruire una nuova chiesa al delegato della musica sacra, che era con Alberto Carotta, che era qui in occasione di una messa, il quale disse: non ci sono soldi, perché i soldi
soldato Stefano Lattini, farmacista della Toscana, a vedere organi e far cose varie, con noi tanti altri amici del paese, eccetera, eccetera, eccetera. Sul libro che noi abbiamo pubblicato sta scritto tutta questa storia, quindi con documentazione, con documenti originali e con le considerazioni del caso. Quindi non mi voglio dilungare su queste cose, però insomma è bello ritrovarsi 30 anni dopo in queste condizioni. Devo ringraziare anche il Comune di Smalano e successivamente il Comune di Smalano, che ci ha consentito attraverso diciamo così, l'incoraggiamento e la concessione di questo edificio, perché potessimo insediarci in una struttura assolutamente idonea. Grazie Germano, grazie. E quindi un altro ringraziamento anche per questo, ai sindaci passati di Smalano e ai sindaci passati e presenti del Comune di Pedaia, in cui abbiamo un rappresentante, quindi visto che il resto della giunta sta festeggiando in quella della Germania un gemellaggio che era da tempo già programmato. Niente, non vorrei aggiungere molto di più. Grazie per essere qua tutti con noi. Dopo le chiacchierate che sentirete, credo che se avete voglia di assaggiare, abbiamo un fresco qui fuori dalla porta e quindi siete invitati a partecipare. Tutto qua, io non voglio aggiungere nient'altro. Grazie per essere qui. Anche poco tempo fa, in un vostro incontro, nel quale ho anche lì appreso l'importanza del lavoro che state facendo, perché credo che chi, come avete fatto, come hanno fatto le persone più anziane che hanno dato in là 30 anni fa questo progetto, e Giacomo ne è tuttora ne rappresenta la continuità, avete fatto qualcosa di importante, non è una frase fatta, per la collettività, per le nostre radici, per la nostra identità. Ritrovare la storia della musica, la storia del nostro territorio, rappresenta non solamente un aspetto però culturale, l'ho detto forse anche nella scorsa occasione quando ci siamo incontrati, rappresenta anche un importante volano economico. Vedete, io ne stavo ragionando a Roma proprio nei giorni scorsi, in ottica del Giubileo. Ed avevo sottolineato come il Giubileo, al di là ovviamente per noi credenti dell'importanza che rappresenta per la religione, per il credo di ciascuno di noi, ma il Giubileo è anche un evento nazionale. Non è, ho detto l'altro giorno, il Giubileo un evento da circoscrivere alla città di Roma. È un evento che è nazionale, che deve interessare l'intero paese. Come, con le adeguate proporzioni, quello che voi avete fatto, l'Accademia che avete realizzato, non è una realtà di Smalano, di Predaia, della Val di Non, del Trentino. Sì, lo è, ma va molto oltre. Va molto oltre nel senso che anche voi potete rappresentare un punto di riferimento che va oltre i confini territoriali, oltre i confini nazionali. Quindi anche voi potete, in un'ottica di sviluppo economico, pure del nostro territorio, svolgere un ruolo di volano. Il turismo religioso,
il turismo musicale, il turismo di nicchia che caratterizza anche questo campo, questo settore che voi avete ben e che state ben sviluppando, è qualcosa che porta nella collettività, che porta anche vantaggi, che porta sviluppo. Quindi quando tu già, come dicevi prima, mancano i soldi, e ti avevo risposto così, probabilmente chi ti ha detto mancano i soldi, certamente aveva ragione, non è che gli nascondeva i soldi per fare qualcosa, ma non pensava che quando i soldi vengono investiti in un progetto che può avere dei ritorni, in un progetto che afferma la cultura, che recupera identità, radici, che sviluppa un'arte, quel progetto e quei soldi avranno comunque dei ritorni importanti. Io credo che questa sia una delle ragioni per le quali quello che state facendo è meritevole, quindi non solamente l'aspetto culturale, che certamente è importante, ma è in reisa che l'aspetto culturale e musicale sia importante. Ma io dal mio punto di vista, anche di economista, voglio sottolineare anche quello che voi state facendo per il territorio, per tutto il territorio. Cioè voi state apportando al territorio dei collegamenti che vanno oltre i confini e che quindi possono portare a arricchire anche il sistema che gravita intorno a voi. Ecco, questo credo sia il messaggio più importante ed è per questo che quando Giacomo mi ha chiesto quale senatore del collegio del territorio un aiuto per far conoscere meglio anche alle istituzioni nazionali, a Roma, al Ministero, quello che state facendo, io mi sono impegnato, nei limiti ovviamente delle mie capacità, delle mie possibilità in questo contesto, e ho fatto in modo che Giacomo potesse proprio qualche giorno fa venire a Roma al Ministero a spiegare quello che siete, quello che state facendo. Quindi è iniziato un dialogo anche con il Ministero, quindi anche con le istituzioni nazionali, affinché queste istituzioni possano comprendere meglio quello che state facendo e possono quindi anche agevolare i progetti, le idee che avete. Io credo che dovete crederci, che dovete continuare su questa strada per il bene della cultura, per il bene del territorio, per il bene del sistema economico locale e, per quanto mi riguarda, ovviamente, fino a che sarò nei miei ruoli istituzionali, continuerò a supportarvi e, ovviamente, se nella prossima legislatura dovessi essere confermato nello stesso ruolo, il mio impegno sarà quello di garantire, anche magari da una posizione più determinante, un riferimento chiaro e deciso a Roma, nelle istituzioni, al progetto e ai progetti che voi vorrete sviluppare. Questo credo sia il messaggio che volevo portarvi senza ulteriori chiacchiere, perché chi è abituato a far di conto, come si suol dire, cerca nelle parole di essere misurato e magari nei fatti di essere invece concreto. Ecco, io cerco sempre di portare fatti, di portare risultati. E qualche piccolo risultato lo abbiamo ottenuto e speriamo che qualche risultato ancora più importante lo potremo portare nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Grazie e grazie a tutti. Due cose. La provincia autonoma che in tutti questi anni ci ha sostenuto paralelamente e ci ha consentito di crescere, ma non solo, ci ha dato anche i mezzi per costruire tutto quello che voi vedete, no? Con il patto territoriale dell'Alpe. Seconda cosa, volevo ricordare che la nostra Accademia quest'anno per la prima volta ho avuto il patrocinio del Ministro della Cultura del Governo italiano. Ci racconti qualcosa di più? Si parla di Domenici, commissario della Comunità Arrivata. Buon pomeriggio a tutti.
Innanzitutto condivido con Andrea il fatto che siamo entrambi in scadenza. Anch'io è stata approvata la nuova riforma sulla comunità della Val di Non, quindi insomma, a giorni, diciamo, forse settimane, dipende un po' dalla decisione dei sindaci, ci saranno le nuove votazioni, quindi questo è veramente l'ultimo tentato finale di questa lunga legislatura nella quale ho conosciuto la Smart Morgan Academy, con la quale ho condiviso anche un'idea. Innanzitutto vorrei esprimere la piena soddisfazione più generale sul panorama culturale Nomeso, che è riuscito negli anni a costruire una strategia comune molto molto forte, e se oggi abbiamo una qualità degli eventi, nell'associazionismo, nei lavori svolti, anche perché abbiamo saputo fare rete come cultura, non in tutti i settori ci abbiamo fatto, diciamo, chiaramente nella cultura siamo riusciti in qualche modo a costruire qualcosa che ci rende forti e ci permette di superare ostacoli anche molto gravi come quello del Covid. La pandemia ha fortemente colpito il settore della cultura, ma il fatto che siamo riusciti anche a superare questo evento catastrofico in maniera forte è anche la testimonianza che abbiamo costruito un sistema che è altrettanto efficiente ed efficace. Quindi la soddisfazione da parte mia, spero di aver contribuito in una minima parte a consolidare questo sistema, non è merito mio, ma è merito del lavoro di tante persone come Giacomo e il suo staff che si spendono quotidianamente per la cultura. Ci sono alcuni punti, devo dire, del nostro, di quello che era il nostro programma, diciamo, di legislatura dal punto di vista culturale, che abbiamo perfettamente condiviso con la Smarano Corner Academy. Mi piace riassumerli brevemente. Innanzitutto fare cultura di qualità, che sia vicina alle persone, perché non ti riguarda anche troppo alto, però deve essere comunque una cultura di qualità. No? La Smarano Corner Academy è veramente sinonimo di cultura di altissimo livello. Ci eravamo dati l'obiettivo di coinvolgere tutta la valle e credo che in questi ultimi anni dove c'è un organo in Val di Non siamo stati, e lo faremo anche quest'anno, spesso anche con interventi proprio che avete portato avanti di restauro e di recupero di questo patrimonio inestimabile. E poi c'è un altro punto che, rispetto al quale, quando ho conosciuto Giacomo, sono un po' illuminato. Un obiettivo ambizioso, ma una prerogativa della Smarano Corner Academy che ho subito condiviso, anche cercare una dimensione internazionale. Del resto la cultura per eccellenza è un modo per aprirsi al mondo. La Smarano Corner Academy, pur partendo da un piccolo paese di montagna, ha avuto il coraggio di costruire una dimensione internazionale. Era una sfida, non era facile, perché è semplice, come dire, limitarsi al proprio territorio, e invece, pur mantenendo il proprio radicamento sul territorio, siete riusciti, diciamo, abbiamo condiviso anche con forza anche noi, a costruire, a guardare lo sguardo a tutto il mondo, perché qua vengono musicisti da tutto il mondo, da tutto il mondo. Quindi da parte, penso di parlare a nome delle istituzioni di tutta la valle, delle amministrazioni comunali, della comunità della Val di Non, da parte nostra, insomma, la mia presenza qua vuole testimoniare che noi ci siamo e ci saremo. Questo è un traguardo, 30 anni sono un traguardo importante. Ogni tanto c'è qualche meteora anche nella cultura che compare, sembra che spacchi il mondo, poi di colpo invece scompare. Abbiamo 30 anni, insomma, non ci si arriva per caso, vuol dire che c'è un lavoro dietro, una capacità comunque di portare avanti le proprie convinzioni, i propri obiettivi, di raggiungere i traguardi che vi permette di proseguire in maniera brillante. Grazie a me, grazie mille a tutti voi, insomma, questo è veramente un ultimo intervento
nel ruolo di commissario, però non sono sicuro di Lazio, anche per chi verrà dopo di me, sono sicuro che alcuni della Lavagnone proseguiranno la vostra collaborazione e lo farà in maniera estremamente convinta. Grazie. Stasera abbiamo anche un ospite che ha due cappelli, quello del comune di Ferraia e quello del bacino del Befero. Io vorrei invitare a salutare questa assemblea. Prego, fanno. Grazie, buonasera a tutti. Sensore, è un piacere rivederla dopo qualche anno. Eravamo vicini a Santa Chiara, lei è parte di un'amministrazione, ma si lavorava molto bene. Grazie di essere. Grazie a tutti voi e il mio saluto sarà molto breve. Vedo già la slide della nostra sindaca che vorrei sintetizzare perché, come diceva Giacomo, in Germania in questo momento a Arosberg per il 25esimo del gemellaggio. Quindi un saluto carissimo da parte della dottoressa Cova e di tutta la giunta. Mi permetto solo di sintetizzare il suo pensiero. A nome dell'amministrazione comunale dell'intera comunità di Predaia, un sentito ringraziamento al presidente Giacomo Corrà e al direttivo dell'Accademia per il grande impegno e professionalità nel portare avanti un progetto che si è rivelato un'eccellenza internazionale e che ci auguriamo proseguirà oltre questi primi 30 anni per tanto tempo ancora. A riprova del fatto che la musica è un linguaggio universale, l'Accademia attrae annualmente studenti, maestri e professionisti della musica da ogni parte del mondo e un pubblico locale in costante aumento, favorendo la crescita culturale del nostro territorio, della promozione comune di Predaia e della Val di Non e del Trentino. Grazie di cuore a tutti, Giuliana Coppa. Vi saluto anche con il secondo cappello, che è quello di Presidente di Vallata del BIN dell'Adige. Il nostro è un consorzio di 105 comuni che trae spunto e trae risorse dal sovracanone delle nostre energie idroelettriche per poi fare diciamo, una ricaduta positiva sui comuni, primi, ma anche sulle associazioni, in particolare le associazioni culturali. È un grande piacere che nella veste di Presidente della Vallata del Noce porto il saluto del Consiglio Direttivo del BIN dell'Adige di Trento, ente pubblico che concorre alla crescita culturale sul territorio dei 105 comuni consorziati e quindi all'Accademia Musicale di Marano. Una realtà ormai affermata e riconosciuta nella platea musicale internazionale. Scusate, ma gli occhiali. Come noto, l'Accademia ha raggiunto i 30 anni di storia di musica, un traguardo culturale di respiro sovranazionale ed è riuscita a coniugare nel tempo alta formazione, divulgazione e spettacolo in un ambito molto particolare, quello della musica per tastiere antiche. Caro Presidente, i nostri complimenti a te, al tuo staff e a tutti i volontari che hanno fattivamente contribuito al raggiungimento di obiettivi molto preziosi per le nostre comunità, due in particolare, la promozione culturale, ma anche la creazione sociale. Grazie. A tutti voi e alle vostre famiglie auguro di godere appieno della rassegna degli eventi musicali che ci viene offerta dal palinsesto dell'Accademia di Smarano nel corso di mesi di luglio e agosto. Buona serata a tutti da parte del BIN. Grazie molto. Per quanto riguarda la nostra associazione e i nostri soci, voglio soltanto lasciare la parola al nostro socio, professor Claudio Vecchia, il quale è venuto a prendere un po' di fresco, ma visto che stiamo parlando di tempo. Claudio, se vuoi dirci qualcosa, siamo felici di ascoltarti. Mi metto la giacca. Sì. Ecco. Prego. Devo ritirare la parola per
ci sono pare 30 anni, io credo l'ho vista crescere questa associazione, 30 anni sembra ieri che l'ha cominciato. E quindi mi fa piacere vedere che questa associazione, questa accademia è andata avanti, vedo lì, per la passione, la professionalità e dico anche la tenacia del presidente Giacomo Corrado. Non solo sua, ma anche di tutto lo staff che l'ha affiancato. Direi portare avanti un'organizzazione, un progetto così bello, ambizioso, che lì sembrava troppo grosso anche per la comunità piccola in cui era inserito, direi pensare. Io ci ho creduto subito, tu sai Ministro Giacomo, anche quando il Consiglio sono riuscito a fare avere un certo contributo, c'era un momento di difficoltà, subito a capire, direi anche a livello del Consiglio provinciale, hanno capito la bontà di questo progetto. A me viene in mente Spoleto, voi conoscete Spoleto, vero? Un piccolo paesino che è diventato noto in tutto il mondo per il Festival della Musica di Spoleto. Io, quella mia ambizione, che adesso smarano, un po' alla volta, diventi anche questa un punto di riferimento quando si parla degli organi, dell'Accademia, eccetera, Sparano, eccetera. E come Menotti è stato ricordato come quello che ha iniziato a Spoleto, eccetera, forse Giacomo Corrado l'ha ricordato come questo, con la bontà, con la cosa che voglio dire, eccetera. Questo. Ecco, poi è stato bello vedere come la musica è una. Direi una cosa a 360 gradi. Si è stato creato uno spazio per gli organi, cioè non si può, al giorno d'oggi, i tuttologi non esistono. Bisogna cercare una specificità dove buttarsi e cercare di portare avanti. E questo è quello che si è riusciti a fare per Malano. E questa è una cosa bella in cui io ci ho creduto. A 30 anni sono ancora giovane, però in questo momento buono, è il momento di cavalcare ancora questo momento. C'è bisogno che le istituzioni siano a fianco di questa cosa per il bene non soltanto di Smarano, dell'Accademia, ma di tutta la Valle, perché tutti ne beneficeranno di queste cose. Ultimo pensiero, io c'ho il mio cugino, Monsignor Celestino Ecker, che è mio parente, il quale, quando venne a trovarci d'estate, mi faceva una testa così di musica, di gregoriana, eccetera. Ecco, forse per quello è stato che mi sono appassionato a queste cose. Per cui, con la soddisfazione di vedere che questa bella accademia, da 30 anni, con dei risultati belli, e sperando che questa bella esperienza possa andare avanti per il bene sia di Smarano, di tutta la nostra comunità. Io sono nato a Demur, cioè i miei parenti di Demur, sono legato alla Demur moltissimo, e che dia quindi il dottor sulla zona e anche al Trentino, con l'augurio che questo sia di auspicio, gli faccio auguri. Ad Mutto Sanos e dal Baiore. Grazie a tutti e buona serata. Non finisce qui la storia della ecco, adesso che abbiamo sentito se non c'è l'autorità, iniziamo così. Sollevato anche il morale e incoraggiato a continuare, penso che possiamo entrare nel vivo della presentazione che ricordo che noi abbiamo disposto in questi 30 anni, questo volume al quale hanno dato il loro contributo tutte le persone che vedete qua in giro e soprattutto per opera della dottoressa Bonomi è stato tipograficamente e graficamente creato al meglio del Mecca, quindi complimenti alla Romina per il lavoro che ha fatto e complimenti a tutti quanti che hanno scritto. Può darsi che lo troviate anche un po' noioso o comunque pesante il discorso che si fa, perché nel nostro volume c'è una parte dedicata alla musica dal punto di vista strettamente scientifico e musicale, che rispecchia, diciamo così, la visione dei nostri professori e soprattutto quello che bisogna tenere presente quando si può parlare di musica seria, di livello, e soprattutto di conservazione di quante cose purtroppo in questi tempi vengono trascurate.
Quindi io lascio la mia parola a Maestro Bellotti, al quale tutti noi riconosciamo di non essere meno importante per quanto noi abbiamo conseguito nel tempo dal punto di vista della formazione musicale, non soltanto dell'esecuzione, ma soprattutto la formazione. Ecco, io vado. Se questo funziona. Perfetto. Grazie Giacomo. Poche cose partono da un semplice ricordo, perché quando avevo 8 anni, da ragazzino con la mia famiglia, facevo le vacanze a Romeno, che non è molto lontano da qui, e poi sono, dopo tanti anni, sono ritornato nel 93, per cui ho perso il concerto di inaugurazione del maestro Stefano Bartini, che è con noi, e, però nel 93 sono venuto a Smara dopo tanti anni, perché appunto l'Accademia di Musica Italiana per Organo di Pistoia, diretta allora dal maestro Umberto Pinessi, aveva organizzato a Imola un convegno internazionale con il titolo L'organo italiano ieri, oggi e domani, in cui c'erano canali, costruttori, un po' da tutto il mondo, e all'interno di questo convegno abbiamo fatto un'escursione a Smarano, dove il professor Harald Vogel ha tenuto un concerto, una breve masterclass. Poi da lì sono nate tutte le altre cose, poi io mi sono, diciamo così, aggregato, mi pare nel 96, la prima volta in cui sono entrato a far parte dell'Accademia, e poi per varie vicende mi sono trovato a fare da coordinatore e direttore artistico per parecchi anni, fino a quando mi sono emigrato negli Stati Uniti nel 2012. Vi dico solo una breve parola, che è un mio pensiero e che tra l'altro si può trovare tranquillamente così in uno degli articoli del volumetto. Cosa ha fatto e cosa fa di Smarano Smarano? Cioè, che specificità, perché uno potrebbe dire siamo in un paesino, in tutto il mondo ci sono accademie d'organo, festival internazionali di altissimo livello. Io ho insegnato a Montreal nel Canada, ho insegnato a Darwin in Olanda, ho insegnato a Tokyo, ho insegnato in diversi posti, e quindi la domanda è: ma che senso ha in un paesino un'accademia di questo tipo? Quali sono le specificità che rendono Smarano unica, e posso dire unica? E allora le ho riassunte in tre molto brevi. La prima, che non ho approfondito tanto ma che voglio dire adesso, è che sembra una sciocchezza ma per i musicisti molto importante, la situazione, diciamo così, come si usano i termini, l'environment, cioè dove ci troviamo. E io mi sono notato quando insegnavo, per esempio, a Montreal, che è una bellissima città, per uno passava dal caos della metropoli in una chiesa a fare lezione, è diverso che essere un paese tranquillo nel silenzio e fare musica. C'è una concentrazione, un modo di lavorare insieme che la grande metropoli ti impedisce di ottenere, per cui c'è un evento naturale. Qualche volta nella storia dell'Accademia qualcuno ha detto: ma siamo un po' fuori mano, forse potremmo trasferirci in una città più grande, più facilmente raggiungibile. E in realtà poi si è pensato: no, perché la situazione ambientale ha un peso enorme proprio nell'esperienza didattica e l'esperienza pedagogica. La seconda cosa molto importante, le accademie internazionali sono come un grande supermercato, dove però c'è il meglio, cioè i migliori insegnanti, i migliori docenti sono invitati ciascuno a tenere il suo corso. Ricordo per esempio a Montreal c'era il corso, tanto per fare qualche nome, di Olivier Latry sulla musica sinfonica francese, c'era un corso di Piripolka sull'improvvisazione, c'era un corso su Bach, non ricordo, diversi, e quindi una specie di contenitore nel quale ogni partecipante, magari senza mai incontrare neanche gli altri, frequentava il suo corso e basta. Lo specifico di Smarano è invece che è un corso dove c'è un'equipe, una faculty, e la faculty ogni anno sceglie un tema e il tema viene affrontato a più voci, ciascuno dallo specifico del suo strumento, della sua esperienza, tra l'altro dove ciascuno della faculty porta i risultati delle sue ricerche, dei suoi studi, delle sue pubblicazioni, delle sue indagini, per cui ricerca, insegnamento, confronto, approfondimento vengono condotti insieme, è un unicum al mondo. Questa è la prima specificità che dico molto brevemente. La seconda, normalmente, come anche a Montreal, come nelle grandi accademie, ci sono organi molto belli anche in Germania del Nord,
si chiede un corso in una chiesa, c'è un organo splendido da suonare, magari un grande Abschmidt, perché suono tutti i giorni per i miei studenti a Brema, però gli studenti partecipano al corso, ma i tempi di pratica individuale sono inevitabilmente limitatissimi. Pausa pranzo, qualche studente mette le mani sull'organo per 20 minuti, magari la sera dalle 19 alle 21, prima che la chiesa venga chiusa, altri 2 minuti. Il secondo principio di Smarano è: no, qui per imparare, per lavorare insieme, bisogna che ciascuno applichi immediatamente. Per cui l'Accademia si è dotata di un parco di strumenti visitabile nei piani superiori, a partire da quest'organo, da questo pianocentro, da questo fortepiano, da un'organo in chiesa, in modo che ciascun partecipante avesse almeno 3-4 ore al giorno, al di là delle lezioni, per fare pratica individuale. E in questa pratica individuale, altro unico che non esiste da nessuna parte, il corpo docente è disponibile per coaching. Cioè il partecipante può dire: professore, io ho quest'ora di studio su questo strumento, desidererei che lei venisse per aiutarmi a capire questo problema con cui ho difficoltà. E il professore, questo fa parte dell'offerta formativa, liberamente va a tenere questo momento di dialogo personale, per cui lezione di gruppo, ma anche attenzione individuale. Anche questo è un unico. E l'ultimo, e concludo, è l'unico appunto da cui ho partito, il fatto della ricerca. Cioè non è facile avere un corpo di docenti che, oltre ad essere un ottimo insegnante, oltre ad essere un musicista, è anche un ricercatore. Per cui, come spiegherà molto meglio Hans Davidson nella sua presentazione, che farà tra poco, che tradurrò in italiano, questo ha portato Smarano in una maniera impensabile ad essere coinvolti in progetti di ricerca internazionale su aspetti particolari dell'esecuzione, della costruzione, del restauro degli organi, proprio perché i membri della faculty sono anche persone che a loro volta fanno ricerca, fanno studio. Quindi, come è scritto nei pilastri dell'organo, docendo discitur, che è il motto dell'Accademia, questo è stato proprio l'elemento anche qualificante, cioè l'insegnamento è anche condivisione di ricerche che ciascun docente ha fatto, e quindi è una crescita, un approfondimento che ha portato a quest'unico che è Smarano. Penso che questi siano gli elementi specifici che fanno di Smarano Smarano, e quindi un unico, e che si affianca alle tantissime offerte formative che ci sono nel mondo, ma con una sua specificità tutta particolare che poi appunto Hans Davidson presenterà ancora meglio di me. Grazie. Il professor Carriero, questo signore qui, è la persona che ha prodotto più carta e più note scritte stampate in questi ultimi 20 anni. I suoi volumi sono 47, e saranno anche di più. Lui ha trascorso molto del suo tempo nelle biblioteche di tutta Europa a consultare, a rivedere i testi antichi appropriati per tutta Europa, magari di autori italiani, non soltanto. E ha pubblicato delle edizioni critiche che ormai sono utilizzate in tante scuole musicali e in tante università in tutto il mondo. A lui la sua parola, se si vuole raccontare qualcosa. Ma ha già detto la sostanza del mio impegno, che però devo dire anche con senso di forte ringraziamento, ha trovato appunto in questa istituzione particolare l'apprezzamento innanzitutto della ricerca, ma anche il sostegno, non solo morale, di amicizia, ma anche concreto, tanto che le nostre pubblicazioni, oltre al logo dell'Istituto dell'Organo Storico Italiano che ha promosso questa attività, porta anche il logo dell'Accademia di Smarano, a indicare una comunione di intenti per dare
profondità e serietà alla ricerca e allo studio musicale. La nostra collana ha portato alla luce una quantità enorme di nuovo repertorio per gli strumenti da tasto antichi e quindi è tipica della nostra Accademia. Io sono stato veramente felice e riconoscente all'Accademia che ha capito l'importanza di questo settore e mi sostiene ancora oggi con grande generosità in questo tipo di attività e spero di non essere stato inutile. Now we start the English section of our interview. Joel, would you please tell us what you think about? What I think about? Well, I'll be very brief because Eduardo promised I wouldn't have to say anything. I could just sit here and listen to my friends talk. I wrote a very small text about a very large part of my life here at Sperano. As you'll hear, our relationship between Gothenburg and Sperano goes back almost to the beginning. And before we had any instruments here, I would take a giant white university van and fill it with keyboard instruments and drive it from Sweden to Sperano, so that we would have practice instruments. And I did this for maybe 10 or 15 years, and now we have a wonderful collection of instruments upstairs. And one thing I tried to write about in this text was how that journey became a kind of creation of a sort of ritual space for Sperano to happen for me. Entering the valley, driving up to Sperano through the villages, and doing it every year sort of meant that this place was a sort of time out of time for me. And so I tried to write about how this is a space where many different kinds of activities and worlds of ideas and colleagues come together for a brief time out of time to share what they're working on. And I tried to call this a kind of special ecology and then ran across the word ecotone. And an ecotone is a kind of ecological space that dwells between different ecological environments where different kinds of creatures can develop. And so I tried to use that to invoke how this space, holding space here for a long conversation about a kind of sharing of ideas around the music that we love, has happened all these years and continues to. Bellissima traduzione in italiana. Quando non avevamo strumenti nell'Accademia, Joel si era organizzato con un minivan, pulmino dall'Università di Göteborg, carico di clavicori e di strumenti, e ogni volta attraversava l'Europa da Göteborg per raggiungere in due giorni, penso, 48 hours, per raggiungere e arrivare a Sperano. E per lui questo era un tempo fuori dal tempo, era una specie di preparazione ad entrare in un tempo, appunto il tempo di Sperano, che è un tempo fuori dal tempo, dice una specie di nuova nuovo ecosistema, no, fuori dal tempo, in cui docenti che arrivavano da tutte le parti e comunque condividevano da aspetti diversi la ricerca, si ritrovavano, condividevano quello che stavano ricercando e naturalmente lo condividevano con i partecipanti, con gli studenti. Quello è quanto voi potete anche leggere in maniera più dettagliata e più approfondita nel suo intervento. Naturalmente adesso non viene più col minivan, questa volta è arrivato in aereo e poi in treno, perché gli strumenti li abbiamo qui. Perché in questi 30 anni l'Accademia si è dotata di strumenti da lui costruiti, lui è stato uno dei primi a fare ricerca sul clavicordo, che era lo strumento di studio di Bach, c'è anche un suo libro, Bach and the Clavichord, e
chi meglio di lui poteva appunto portare anche a Smarano questo tipo di contributo. Ripeto, adesso questo tempo senza tempo, che era il viaggio da Göteborg a Smarano, non c'è più perché viene con l'aereo o col treno, ma questo ecosistema o ecotono, come l'ha chiamato qui a Smarano, rimane proprio per questo concetto di condivisione, di ricerca e di studio. Thank you for the invitation to participate in the 30-year celebration of the Smarano Academy. Thank you for the invitation to contribute to the publication, and thank you for the invitation in 1995. I got a phone call from Professor Harald Vogel, the director of the North German Organ Academy. And he said, did you hear about the organ project in northern Italy? It's a small village, Smarano. They had built an organ from calcium oxide, and they had an incredible person there who's making this possible with an association collaborating with the Italian Organ Academy, Dr. Jacopo Colano. And you should go there. And then I understood that Harald Vogel was double-booked and couldn't teach that year. So since I was passionate about the North German rock music and about organs of this kind, I was very curious and easy to convince to come and visit and to teach a week and play the recital here in Smarano. And Joel told about his way of approaching Smarano from the north. My wife Federica and I, we came in 1995 from the south. We trained from Milano through Verona, and we didn't know anything. And suddenly, you see these majestic and wonderful mountains, and you feel we're getting into, we have no expectations, and no world of some kind. And when we come to Trento, there is Dr. Corrado welcoming us, taking us with a car through the portal of Aletinoni, up into this wonderful, beautiful nature, and driving us up here to the 998 meters, I think, above sea level, to see the beautiful church, the impressive organ, and after playing a little bit and thinking, yes, yes, here is a good place. And then we were invited to dinner with Professor Casari. And you told us, he told us, Giacomo Corrado was about the association, the background for the organ, and the passion for Baroque music, for organ music, and the sense of responsibility to create a place where people could gather and study organ music. So it was clear to me very soon that this wonderful place with the instrument, the nature surrounding the villages with its beauty and the view of the spectacular mountains, it was the perfect place for in-depth organ studies. The organ week in 1995 was successful, and I was invited to come back in 1996, and we did the same set up a week, most Italian students participating, and then we added a participant recital at the end. As the week came to an end, I was invited by the board of the association to discuss the future development of the Organ Academy. The board expressed the ambition to create a center for organ studies that would also attract international participants. I explained that for foreigners, it would be essential to also visit Italian Baroque organs. And in the following year, an excursion to Italian organs was added to the program. However, the main proposal was to present an approach to organ studies that was different from that of other organ courses.
We then used to call it a historically informed organ pedagogy. That was taught by a team of teachers involved in research and interested in collaboration. And I proposed new themes, two things, the clavichord chord and improvisation. In the past, improvisation was an essential part of organ pedagogy. And historically informed improvisation also offers the possibility of to better understand the musical language of the repertoire. And I had a little clavichord that I brought with me on the aircraft, and I played and said, you know, this is the kind of instrument where you cannot only learn good keyboard technique, because all organists in the past had a clavichord, but you can also learn to play expressively. You know, the organ is a machine, and it's very easy that everything becomes mechanical. But here, this instrument nurtures and develops the focus on things. And the strange thing to me was that the board listened carefully. If I would have went to an educational institution in Europe at that time, 9 boards or teaching faculties, you know, would have said, no, that's ridiculous. You shouldn't do that. And that is a core thing to learn from the success of 30 years with Marano, that the new paradigms, the new ideas are impossible to implement in the center of cultural education, because these centers are conservative by nature. So here, maybe just start late, otherwise I forget everything. Oh, yes. Sorry. No. Faccio un breve riassunto, perché ripeto, buona parte di quello che il professor Davison sta dicendo uno lo può anche leggere, perché nel testo c'è anche la traduzione italiana, per cui anche per gli italofoni, diciamo, c'è tutto. Breve riassunto, ha raccontato all'inizio brevemente i primi anni, come è capitato qui, perché prima c'era il professor Harald Fugger, poi Harald Fugger si è trovato nel calendario ad essere impegnato contemporaneamente in 2 posti diversi, naturalmente pur essendo un grande maestro non era ancora attrezzato all'ubiquità, e quindi ha chiesto al professor Davison di sostituirlo. E da allora di fatto il professor Davison ha parlato appunto con la direzione dell'Accademia, eccetera, facendo dopo un paio d'anni una proposta ben precisa, che sintetizzo. Questo è un posto dove è possibile, viste le ultime ricerche, gli ultimi studi storici, fondare un approccio pedagogico all'organo e alla tastiera totalmente nuovo. E l'ultima cosa che diceva è, se lui fosse andato, ma lo ha fatto in parte, in qualche università a presentare la stessa cosa, il 90% delle università avrebbe risposto no, perché fondamentalmente le università sono conservative. Io dico sempre, sono degli elefanti, soprattutto nel campo musicale, che vanno avanti a insegnare secondo una routine, e creare qualcosa di nuovo diventa difficile. Quel qualcosa di nuovo è nato qui. Un approccio pedagogico che, e sintetizzo, mette insieme non solo l'organo, l'improvvisazione, che era la prassi normale di suonare uno strumento da Bach, passando addirittura per Liszt, ma anche il clavicordo. Noi ne abbiamo diversi qui, uno li può vedere. Il clavicordo era lo strumento con cui l'organista si esercitava e studiava non solo tecnicamente, ma anche si imparava ad essere espressivo, perché il clavicordo ha la possibilità della dinamica. Aggiungo io, è il nonno del pianoforte moderno, perché ha la possibilità di creare musica in maniera dinamica, e quindi era un'educazione fondamentale per l'organista. E aggiungo io, l'organista non era nelle condizioni come siamo noi oggi, che andiamo in chiesa, i nostri studenti accendono la luce, schiacciano il bottone, si accende il motore dell'organo, i manti ci vanno e studiano. Era impossibile, non solo perché non c'era l'elettricità, ma perché i pompamantici nei paesi nel 6-700 erano una corporazione.
costavano carissimo perché erano responsabili dei mantici. I mantici sono fatti di legno e di pelli, le pelli costavano l'occhio della testa, se una pelle si rovinava o si inclinava erano guai, per cui i pompamantici erano gli unici autorizzati ad andare in chiesa a pompare e a fare aria all'organo. Quindi nessun organista poteva permettersi di trovare dei pompamantici disponibili durante la settimana e andare in chiesa a studiare. Il clavicordo era lo strumento su cui si esercitavano a casa. So the board listened carefully to the advice and also said it's important that participants have time to study and instruments to play. And the vision of creating the center that we can see today was born, and we created a collaboration between my hometown and the University of Gothenburg, the organ research center Gobart at that time, and the Smaragd Academy. And this also was a great opportunity for the Göteborg University to collaborate with Smaragd, because here, each summer, new ideas could be shared and discussed in this wonderful environment with instruments available and participants and students, who in turn could develop these ideas all over the world. So the collaboration between the Smaragd Academy and the Göteborg Organ Art Center also created the possibility to include some of the teachers in Gothenburg from international institutions who were willing to do these kind of organ studies. And Harald Vogel, who was known before, and William Porter, was invited in 1997 together with Joe Spiertra, and Carola Snyder, and in 1998 also Anna Röntgen. So some of these people who participated in this development came naturally to Smaragd through the, let's say, open minds and willingness to do the things which would provide a paradigmatic shift in organ studies in many institutions later, thanks to the board of the Smaragd Academy and the Association of Celestino-Ecke. And I would also like to mention something which is not so clear. 30 years allows for a lot of development, and Smaragd also became an active collaborator in instrument research and cultural and heritage studies of different kinds. This was something that was very important for the interdisciplinary organ center in Gothenburg, and Smaragd always participated in European projects, three different such projects where Smaragd was an important player, and also created conferences where we could share discussions about restoration, preservation of instruments, and new developments in this area. E brevemente, quello che è successo è che con questa idea di proporre un nuovo approccio pedagogico allo studio dell'organo e strumenti antichi, che è partita da qui in collaborazione con l'Università di Göteborg, fu una specie di attrazione, perché altri docenti che magari avevano iniziato ad intraprendere lo stesso percorso, vedendo, si sono associati e quindi si sono uniti un team di, come Bill Porter, Joyce Pest, eccetera, altri docenti a livello internazionale che erano interessati a progredire in questo nuovo campo, diciamo così, direzione di ricerca. Questo ha permesso a Smaragd di farsi conoscere e nello stesso tempo ha permesso, per esempio, all'Università di Göteborg, ogni anno attraverso l'Accademia di Smaragd, di sperimentare sul campo con i partecipanti questi percorsi di ricerca. E questo ha permesso anche a Smaragd di essere partner essenziale in almeno tre progetti europei, finanziati dalla Comunità Europea, di ricerca proprio attorno all'organo tra gli anni, fine anni 90 e i primi anni del 2000. Just to summarize, in 1995 it became clear to me that Smaragd, with the first organ in all human science in Italy, offered a unique opportunity to give impulses for a historically informed approach to organ studies in Southern Europe and beyond.
During 30 years, the Smerano International Early Keyboards Academy has played an important role as an inspiration venue for several generations of students and organists from all over the world. I only know two organ academies that have managed to continue for such a long period. It is the Haarlem Academy in the Netherlands and the North German Organ Academy that Harald Vogel has trained. Smerano has managed, and in my mind, I think it's the third longest German organ academy, which is quite an accomplishment. And today, it is very different. When Ulrike and I came here in 95, we had no idea about the beauty and the wonderful things here in Smerano, what Smerano was. But today, if you talk to organ people around the world, from Asia to North America, South America, and you mention Italy, the next that comes to their minds is Smerano. This is success of branding, which I think is very important to understand for the cultural authorities that this association has created in the world of music, organ, and cultural heritage. The Smerano Academy shows how passion for music and organ art can bring people with open minds from all parts of our world together to share and learn through teaching. And this is a significant contribution to the organ and keyboard culture of our time. And it is truly congruent with the Academy's current motto, Docendo Discipulo, to learn through teaching. Quality, high leadership, continuity, and durability. These are key marks of this debate. And it is my sincere pleasure to congratulate the founders and members of the association, and in particular, Giacomo Cura. The whole community of Smerano, I look out and I see many friends. We are so grateful that we were allowed to become friends of you and to participate in your work. The faculty and the participants of the Academy, several generations of participants that you can see and meet around the world that play important roles in the organ world today. And last but not least, the authorities here in the community in Trentino. And I would like to congratulate you all to this remarkable achievement. Riassumo le ultime parole facendo corto il discorso, ripeto, potete trovare più esteso. Di fatto questa collaborazione tra Smerano e Gorto, come anche altre strutture, è cresciuta negli anni e da qui sono passate ormai generazioni di studenti, al punto che Hans diceva non gli è capitato più volte di essere in giro, di incontrare qualcuno, qualche organista, di essere stato in Italia, non appena cito in Italia, ah sì, Smerano. È successo anche a me recentemente un concerto devo tenere a Wifferstede non lontano da Brema e l'organista che adesso è ad Amburgo, ci siamo sentiti una volta per telefono, hanno parlato eccetera eccetera, dice ma non si ricorda di me, io ero a Smerano 25 anni fa non mi ricordavo, ma è per dire che questa è una crescita comunque per cui il nome del paese e dietro il nome del paese c'è un certo tipo di proposta culturale, è ormai noto in tutto il mondo. E alla fine appunto il professor Dawson dice questo è grazie al presidente, ai membri dell'associazione e a tanti volti noti che vede anche tra il pubblico di volontari che in questi 30 anni sono diventati parte della famiglia, sono diventati amici, nella speranza appunto che questa famiglia proceda oltre anche nel futuro. E da ultimo il ringraziamento è naturalmente alle autorità trentine che hanno colto il significato e le potenzialità di questa
l'idea musicale di questo progetto e lo hanno sostenuto con tutto il loro, con tutto il loro sforzo. No, no. Grazie. Adesso finalmente andiamo a mettere il naso dentro il libro, che evita la dottoressa Romina. Grazie Presidente. Ci siamo dimenticati? No, no, avevo intenzione di non parlare, non è il mio stile, però l'associazione è nata anche ad ombra della chiesa, anche di dopo c'è la chiesa di Sparano, e quindi la parrocchia di Sparano è molto orgogliosa di questo, anche perché l'organo è costruito nella chiesa di Sparano. Poi io sono amante dell'arte, anche della musica, e quindi delle cose belle, e io sono molto orgoglioso perché sono parroco con la comunità che custodisce proprio questo organo, anche ultimamente è stato fatto un lavoro che ho potuto seguire, vero? Insieme, abbastanza importante per migliorare le canne, per sostenere, e ho visto che è un lavoro enorme. Hanno smontato tutto, e quindi ho potuto in questi giorni passare questi organi che sono venuti apposta nella parrocchia, nel nostro piccolo abbiamo anche contribuito finanziariamente con questa sistemazione dopo 30 anni. E io ho sentito il maestro qualche anno fa suonare, e dirvi la verità, siccome si suona l'organo durante la messa, si dice che è bello, però sentire questi esperti come il maestro Pilotti e il maestro Davison, ti viene la pelle d'oca, veramente, sanno giostrare bene e conoscono bene le tastiere e la forza che ha il nostro organo. Quindi tanta benedizione e avanti, perché la Chiesa soprattutto ha dato un contributo enorme alla cultura, e questo nessuno può smentire questa verità. La cultura è nata attorno ai monasteri, la musica, eccetera, e quindi è importante tenere viva e trasmettere anche la fede, vuol dire anche trasmettere la cultura. Grazie. Saluto l'assessore Rosanna che ho voluto venire a salutarci. Buonasera a tutti anche da parte mia. Come coordinatrice delle attività dell'Accademia e come referente della promozione della comunicazione, ho avuto l'onore di curare con il professor Bellotti questa voluminosa pubblicazione celebrativa che si è proposta e che si propone di fissare su carta 30 anni di ricordi, di ripercorrere la storia dell'associazione e di analizzare attraverso una prospettiva scientifico-divulgativa i risultati raggiunti in termini di formazione didattica nell'ambito delle tastiere antiche, come avete sentito attraverso i relatori che mi hanno preceduta. È una pubblicazione che si divide esattamente in due parti. La prima parte raccoglie sei saggi scritti appunto da musicisti e musicologi di Chiara Fama sotto il coordinamento del professor Bellotti, saggi che cercano di focalizzare quelli che sono stati appunto i risultati raggiunti in termini di formazione e quelli che sono i punti, gli aspetti peculiari che rendono la nostra realtà un unicum a livello nazionale e internazionale. Oltre
ai contributi che avete sentito, i contributi del professor Bellotti, del professor Pestra, Carideo e Davidson, la pubblicazione raccoglie e include anche uno scritto del professor William Porter della Eastman School of Music, che si focalizza su uno appunto degli aspetti chiave della didattica formativa, ossia il rapporto tra improvvisazione e repertorio, e un approfondito saggio della professoressa Pamela Unterfenstra dedicato sempre al metodo dell'improvvisazione. La seconda parte della pubblicazione, la sfoglio velocemente, nasce invece da un approfondito lavoro di scavo e di riordino d'archivio, l'archivio appunto dell'associazione Prima Ecker e poi Accademia di Smarano, che è appunto stato riordinato proprio per riuscire a realizzare questa seconda parte, che mescolando varie tipologie di fonti documentali, dalle fotografie, alle locandine, da appunto, documenti d'archivio, cerca di tratteggiare visivamente i primi 30 anni di storia e musica della nostra accademia, 30 anni che hanno trasformato un informale gruppo di volontariato locale nato attorno alla costruzione appunto dell'organo Ghilardi della Chiesa di Smarano in un'impresa culturale di respiro internazionale, che combina appunto alta formazione, divulgazione musicale e spettacolo nella musica per tastiere antiche. È un'impresa culturale che ha appunto alle spalle una lunga storia segnata da oltre 350 concerti che sono stati fruiti da oltre 30.000 spettatori e 30 anni appunto di corsi di alta formazione condotti da più di 50 docenti e musicisti di fama mondiale, e dei numeri diciamo che abbiamo cercato di trasformare in immagine visiva, di appunto riassumere in queste 100 pagine di documentazione. Questa lunga storia ha permesso e permette all'associazione di attrarre annualmente nel comune di Predaia decine di studenti e di docenti provenienti da tutti i continenti, e favorendo in tal modo non solo la crescita culturale del territorio, ma esercitando, come aveva detto anche il senatore De Bertoldi, un impatto diretto sul tessuto economico del sistema ricettivo del comune e della provincia, oltre che una rilevante occasione di visibilità promozionale, di respiro nazionale e internazionale per la nostra comunità, come hanno ricordato anche il professor Davidson e il professor Bellotti. Noi ogni anno cerchiamo di effettuare una promozione anche digitale su larga scala, brandizzando, per utilizzare un termine diciamo di marketing promozionale, e il nome del paese di Smarano, e attività appunto che ci permettono di, nonostante i tempi difficili che stiamo vivendo, poter portare avanti le nostre attività, e attraendo appunto studenti e docenti da ogni parte del mondo. E sicuramente è una, diciamo, un'attività comunicativa e promozionale che non perde mai di vista il proprio contesto culturale di riferimento, e cercando sempre di ampliare, di massimizzare il numero di spettatori che partecipano alle nostre attività. E negli ultimi due anni infatti abbiamo ampliato notevolmente la nostra offerta culturale, andando a coprire tutti i mesi dell'anno, e quindi andando a costituirci come un vero e proprio presidio culturale all'interno della comunità di valle che ci ospita e che ci permette appunto di offrire
ogni mese almeno un evento alla nostra comunità di riferimento. E questo libro vuole proprio, diciamo, essere un, come dire, rappresentare un punto di arrivo, ma soprattutto un punto di partenza per gli anni a venire, gli anni che ci aspettano e che speriamo possano essere sempre floridi, così come lo sono stati gli anni passati. Una cosa che il libro è stato realizzato in doppia lingua, italiano ed inglese, ed è fruibile non solo a stampa ma anche come sfogliabile digitale, che potete trovare nella home page del nostro sito. Sì, così si vede la nuova faccia che ormai non abbiamo più con noi, si vedono documenti riguardanti concerti, questo è il concerto di Stefano, primo Stefano. Poi più avanti altri documenti che sono stati inseriti. Questo è il conto, come è costato l'organo, questo era preso conto di quello che è stato messo insieme, presente. Che la cifra complessiva noi abbiamo, il paese ha fornito la gran parte, poi la provincia autonoma e il comune è inserita. Io ricordo una conoscenza assessore per Tigerlandi che noi chiedessimo a voluto essere molto generoso con noi, di grande importanza. Questa è la prima foto che abbiamo fatto così, dell'organo. Questo è un opuscolo che è stato fatto dove sono contenuti un po' di storia e soprattutto l'elenco di tutte le persone che hanno offerto dell'organo nel paese. Questo è il primo concerto venuto alla Fogel, nella prima accademia del 93. Qui è un gruppo con i lati, dove la Roma americana, un fuoco nell'esterno destra, soprattutto pochi giovani. Ecco, questi sono programmi così. Questo è il primo concetto che ho fatto anzi. Ecco, abbiamo per fortuna cercando nelle nostre cose, siamo riusciti a trovare questo. Questo manifesto, questo posto. Che tra l'altro è esposto. No, tra l'altro è un po' esposto di entrare. Ecco, qui poi sono i programmi di accademia, l'elenco dei partecipanti di quell'anno 1995. Poi tante altre cose, vedete che ogni anno noi abbiamo cercato di promuovere nella maniera praticamente più attraente e mai ripetitiva. Questo Harald Fogel intanto mi dava una lezione a quarto piano di questo edificio. La stampa ci ha seguito generosamente nel tempo. Questo è l'Ustalmea per considerato il più grande organista del mondo. Io ho detto due volte con la mano, insomma, una volta era un grande storico, un'altra volta sull'opera della Chiesa. Era un po' di complimenti. Questo è il CD che Anzale ha fatto sull'opera, no? Con la musica di Bern. E altre cose. Un personaggio che ricordo con affetto il nostro, beh, poi lo dobbiamo più avanti magari, ma qui abbiamo Pamela tutta festa con il giovane Joel e il reporter.
di Castello di Chiesa, avevamo fatto un onorario e un testo di Giovanni. Questo è l'unico programma autografo fatto da Vincenzo. Questo è una produzione di un quadro fatto da un pittore di Svezia per celebrare l'anniversario di Bach nella Corrida. Poi questo è l'atto di nascita di un auditorio romano, è un convegno. Questi sono gli atti del primo convegno che abbiamo fatto. Questi sono documenti che non abbiamo prodotto nella nostra spedizione in quel di Copenaghen, insieme con la nostra provincia, la voce. Ecco, qui alcune scene di quella cena che abbiamo fatto insieme con le autorità danesi a Copenaghen. Questo è l'inaugurazione, questo qui è la prima pagina di una rivista sui dieci che parlavo di noi. La nostra collaborazione con l'orchestra Haydn è cominciata abbastanza presto, questo manifesto qua sottolinea l'inaugurazione dell'auditorium di Cresce, al quale diresse l'orchestra Gustavo Fumo, quel tempo lì era occhio. Consigliere della Fondazione dell'Orchestra. Ecco, altre cose ci vedi, altre dei piani che ci sono fuori nel tempo. Sono andati anche a Roma, qui siamo a Roma, in Norvegia. Questo è già connesso. Molto naturalmente qualche anno fa è stato un autorevole membro della nostra facoltà e credo che sia stato anche maestro, uno dei maestri di Nantes. Cosa dice? Oggi questo è il nostro organo naturalmente qua dietro, inaugurazione di questo. Un supporto su Pasquini è stato venuto nell'anniversario della sua morte. Questo è una panoramica delle edizioni fatte dal nostro sotereo. E questo è un disco che abbiamo registrato su questo organo. Ecco, poi c'è stato un primo restauro parte di Pradella e poi avanti. Qui eravamo in Olanda a Aikmar, no? Queste alcune altre immagini. Il premio della carriera alla signora, come si chiama? Conservatore. Che attualmente è al centro del 94 anni, alla quale abbiamo conferito il premio alla carriera. Ecco, qui ci siamo un po' in stampa, ricordo un momento alcuni dei nostri amici che hanno lavorato. Ecco, questo alcune foto fatte dalla professione nostra Romina, che ha un altro canto di nero, che abbiamo inserito la cosa che ha detto, per dare un'immagine anche più artistica di quelli che erano dei concerti e performance di nostra maestra. Ecco, io non ho nient'altro da aggiungere se non di ringraziare Raimondo per essere venuto, e non ti ho
ho lasciato scappare, volevo che fosse con noi, anche perché la Chiesa sta tempo fatto, no? E vogliamo continuare adesso, no? La collaborazione è stata splendida fino ad ora, non è qualche piccola macchina, ma nulla di particolare. Ecco, ringrazio, se qualcuno... Sì. Volevo soltanto ringraziare tutti i collaboratori nostri, quelli che hanno lavorato qui, con già trattati, che hanno detto che veniamo come noi, la Ina, la Sandra, un po' tutti, Luigi che ha registrato quasi tutti i nostri concerti, continua a registrarli, abbiamo la raccolta di tutti i concerti che abbiamo fatto fino adesso. E prima o poi dovremmo metterci mano per organizzare la pochina, perché è un patrimonio che non possiamo trascurare. L'istituzione di tutti i 30 anni di concerti è un po' grosso, no? Ore e ore e ore di musica, ben registrata, quindi ci sono problemi. Ecco, pochi altri mi sono dimenticato, no? La Franca, che ci aiuta sempre spesso volentieri e ovviamente Stefano e tutti i nostri studenti e ovviamente Simone che ovviamente è tornato a una nostra vita con Lucia Rosa. Altro non so dire. Possiamo rubare ancora un tempo al nostro pubblico. Se Franco Parizza vuol dirci qualcosa. Quindi sì. Bene, ma non ho detto che sono in saluto a tutte le persone intervenute con l'apprezzamento di questi 30 anni di storia. Ne parlavo prima con qualcuno dei protagonisti, questa è un'avventura diciamo, molto difficile, perché qualificata, perché molto precisa, scrupolosa, quindi non è una delle tante, quindi è una delle punte d'eccellenza di questa nostra provincia, ma anche di questa nostra nazione. Infatti quando ero assessore alla cultura, sempre Vicente Martinelli, che ero io all'età patria, ragionavamo sempre sul fatto che questo andava particolarmente sostenuto perché era forse l'unica, una delle pochissime realtà internazionali che avevamo sul nostro territorio. È una realtà che puntava soprattutto sulla formazione, sui giovani, sui stage, sui sambi e quindi oltre a proporre alla comunità della Latinona, anche alla comunità nazionale dei concerti di altissimo valore e soprattutto preparava, formava dei giovani studenti che qui sono cresciuti, come questa sera è stato detto, poi si trovano in giro per il mondo a suonare, ad ascoltare, a comporre e quindi è stata una vera e propria scuola formativa, penso che questo sia stato l'aspetto più difficile di questa realtà e quindi accanto a tutte le realizzazioni che sono state fatte, la tenacia, come dire a volte, l'insistenza del dottor Giacomo Corrati, della provincia, poi tutti cercavano di coinvolgere tutti, poi si è ragionato sulla fondazione, comunque alla fine è sempre riuscito a coinvolgere tutte le realtà musicali, culturali della Valle, anche con un carattere che non sempre dei più semplici, perché a volte va dritto al dunque, quindi salta un po' anche i convenevoli, però alla fine ha portato sempre a casa i risultati e siamo riusciti a organizzare delle belle iniziative come quella di Copenaghen, che ho visto qualche foto, che eravamo ospiti dell'ambasciata della settimana italiana della cultura e credo che anche girando per il territorio danese abbiamo valutato la posizione del pianoforte alpino e la grande competenza e specializzazione acquisita proprio dall'Accademia di Svalan, quindi non posso punire da una parte l'orgoglio di questa realtà santa proprio Bardinò che abbia superato per quasi 30 anni, chissà quanti altri ne avrà ancora, ma soprattutto che possa servire Suzzano con la consapevolezza di aver fatto un grande lavoro che rimane e che rimane soprattutto nei tanti giovani che qui sono passati, che continueranno a passare e che tra parte
continua la passione e l'amore per la musica, ma dall'altra contribuiscono anche a far crescere il livello culturale assieme a tutti i nostri maestri, quelli che qui hanno suonato, e parto da Stefano Rattini che oriundo doc, a tutti gli altri che invece ci hanno dato una mano e sono stati più disegnati da ogni parte del mondo, perché oggi abbiamo capito che la Catena di Smarano è stimata, apprezzata e sostenuta e che tutti vogliono che continui ad operare. Grazie a tutti. L'istituzione che si è sostenuta dalla regione autonoma del Trentino Alto Adige. Abbiamo con noi l'assessore Rossana, la quale voglio ringraziare per quanto è stato fatto fino adesso e auspicare nel futuro si possa fare anche meglio. Beh, approfitto anch'io ora per salutare e grazie dell'invito a questo importante traguardo per l'Accademia Internazionale di Smarano, e quindi porto volentieri il saluto della Giunta regionale che qui ho l'onore di rappresentare. È sicuramente un progetto questo partito tanti anni fa che ha dato molta ricettività di assoluta importanza internazionale, appunto sono quelle piccole piccoli progetti, quelle piccole realtà che il nostro territorio provinciale, regionale ha e che tante volte magari non lo conosciamo del tutto noi abitanti, ma invece poi scopriamo che ha una visibilità e un'importanza veramente internazionale. Quindi fa piacere essere qui, ringrazio il dottor Corà proprio per anche il tuo impegno all'interno di tutto il direttivo e quindi tutti chi oggi e anche in passato ha contribuito a far crescere questa associazione. Ringrazio gli ospiti che vengono da fuori, ovviamente, e ringrazio anche chi oggi è qui per celebrare e ricordare questo 30° anniversario. Grazie ancora, noi come regione, come provincia ovviamente abbiamo sicuramente a cuore quello che è la cultura, quello che è l'aiuto anche alle associazioni. Saluto anche il professor Ecke che vedo qua davanti. Abbiamo sì a cuore questo e un impegno sicuramente quello di proseguire. Noi ci siamo anche a livello regionale, ovviamente cerchiamo di essere vicini anche dal punto di vista economico perché serve anche questo, però soprattutto la vicinanza e anche per valorizzare quello che è, per ringraziare quello che è il lavoro che avete fatto. Grazie ancora, un buon pomeriggio a tutti. Last but not least, non ci siamo accorti che noi abbiamo un ospite questa sera, che è anche il nostro recente socio, che è il presidente del Conservatorio di Trento, dottor Aldo Martinelli. Allora, io saluto. E al quale voglio rivolgere l'invito del presidente di trovare modo per rendere molto più secondo il nostro rapporto con l'istituzione musicale di Trento. Ci contiamo. Grazie e benvenuto. Adesso signori, se volete qui fuori possiamo gustare quanto ci è stato preparato. Prego. Abbiamo realizzato una piccola mostra espositiva che attraverso una panelistica illustrativa ripercorre la storia dell'associazione e gli aspetti peculiari delle nostre attività formative. E invece nell'ampio d'ingresso trovate esposte le locandine dei primi concerti, mentre a fondo sala le nostre pubblicazioni sia a stampa che discografiche.